1, 2, 3. Manca la R, ma è voluta la cosa, perché stiamo raccontando di un gioco che prende il via proprio in questi giorni a Palazzo Te. Ed è un gioco per l'appunto per bambini, ragazzini, un gioco da ragazzi. E si chiama per l'appunto Caccia al Tesoro di Venere. Si tratta appunto di una caccia al tesoro più o meno tradizionale dentro questa grande scatola che contiene i miti, e tra questi quelli di Venere. Tantissime, tantissime Venere nascoste, celate, grandi, piccole, minuscole, mimetizzate, imprevedibili e a sorpresa. Toccherà ai piccoli partecipanti scovarle una ad una. Tutte queste Venere sono radunate qui per volere del committente, il marchese e poi duca Federico II e dall'artista tuttofare, tutto creazione, che fu Giulio Romano. Tante Venere, perché tante Venere? Perché ognuna di esse ebbe ed ha un attributo, una funzione, un'origine, un mito diverso di partenza, archetipo, antichissimo, oppure una postura o un artista che gli ha dato un carattere. Ecco quindi la Venere Callipigia, la Venere Capitolina, la Venere Marina, la Venere Vittoriosa. Ognuna di esse ha una funzione e tutte vivono in questo palazzo, che non è soltanto Palazzo Te, ma è anche il Palazzo di Venere. Quindi il palazzo dell'amore, perché Venere fu, era, è, nel nostro subconscio collettivo ormai, la divinità dell'amore, della creazione, della nascita. Bella, eh? È del Guercino, è una riproduzione, un manifesto promozionale, quindi posso toccarla. Venere, natura, ombra e bellezza è il titolo, nome della mostra che è stata recentemente inaugurata e ci accompagnerà sino a dicembre. Ed è appunto l'occasione per lanciare questo gioco che però perdurerà sempre, costantemente, in modo stabile per i piccoli visitatori accompagnati in Palazzo Te. Vi accompagno all'ingresso. Allora, proviamo a entrare nel mito di Venere. Intanto bisogna aprire una porta e si fa ingresso nelle favole. Nelle favole che hanno accompagnato bimbi, ma anche ad adulti, in tutta la storia dell'umanità, in tutte le storie della civiltà. Ed entriamo nella biglietteria di Palazzo Te, dove a tutti i bambini, ragazzini, quindi elementari medie, verrà consegnata una mappa, la mappa del tesoro, naturalmente, per la ricerca delle tante Venere che sono qui a Palazzo Te. La mappa è questa, è un pieghevole che, oltre alle spiegazioni, la mappa dell'intero palazzo, contiene per l'appunto il percorso, stanza dopo stanza, indovinello dopo indovinello, i piccoli partecipanti potranno, con la matita che verrà loro corrisposta dalla fondazione di Palazzo Te, che è la promotrice della cosa, potranno segnalare in quale zona della camera, ad esempio la prima, si trova la Venere in argomento. Venere ovunque, Venere tra i fogliami, Venere nei simboli, nelle imprese, nelle nicchie, è una foresta di Venere. In tutto 27 ne sono state individuate e censite, raccontate, catalogate, schedate. Nel gioco ne sono state invece scelte 16, diciamo quelle più vicine all'occhio dei bambini, e insomma abbiamo dato un aiutino per arrivare a loro e raccontarle e segnalarle sulla mappa. La Villa Giuliesca, che nel gioco è la casa di Venere o delle Venere. Il gioco principia dalla biglietteria, cioè dall'ingresso, e procede per tutto il palazzo. Ogni casella del gioco è segnalata con un numero e in ogni casella c'è un enigma, un indovinello.
e si fa tutto il circuito per arrivare appunto all'uscita nella loggia di Davide e quindi raggiungere l'appartamento segreto dove è nascosta, non vi dico dove, l'ultima raffigurazione di Venere, probabilmente la più piccola, la più nascosta, la più recondita. Non per niente questo è l'appartamento segreto. Offro soltanto una dritta per i giovani partecipanti al gioco. In ogni stanza fermatevi appena sotto la porta, sulla soglia, e da lì gli indovinelli vi guideranno almeno nell'orientamento per la ricerca delle varie Venere. Naturalmente i piccoli partecipanti devono essere accompagnati e anche aiutati, cioè deve esserci una collaborazione / formazione tra gli adulti e i piccoli turisti. E che cosa avranno in premio i piccoli turisti alla fine di questo grande gioco? Tutti avranno un premio, un piccolo riconoscimento. Intanto la matita di Giulio Romano, che è quella che è servita loro per tracciare i punti delle stanze in cui sono raffigurate le Venere negli affreschi o negli stucchi. E poi riceveranno sulla mappa della caccia al tesoro di Venere il timbro incredibile del Duca di Mantova, una specie di attestato da portare a casa. È una maniera per imparare a conoscere, saper vedere, stare al gioco, immaginare e capire l'arte. E l'arte è un gioco.